sarà Miss Automobile. A Cortina d'Ampezzo ha luogo il 16° concorso internazionale di eleganza per autovetture. Le bellissime a quattro ruote fanno la passerella sotto l'alternarsi di pioggia e sole. Ce n'è per tutti i gusti, per gli sportivi e per i megalomani della carrozzeria, per quei signori cioè che si accontentano dell'automobile non potendo girare al volante di una portaerei. Le più apprezzate dai normali consumatori di benzina sono però le eleganti macchine di serie come la berlina 1003 o la comoda familiare. I figli di papà, invece, lasciano sul cofano di questa 2300 coupé alemanno le impronte digitali dei loro desideri. Il dottore Scarpa fa da cicerone a una bella ragazza illustrandole i pregi di questa super comoda. Poi, con il calar della sera, il defilé assume toni di favola. Eleganti damine d'altri tempi scendono dalle auto con la stessa grazia con cui le loro antenate scendevano dalla portantina. La pioggia tenta di nascondere dietro un sipario di perle d'acqua le belle macchine e le bellissime toilette. Ma se riesce talvolta a bagnare i capelli delle ambasciatrici della moda, non riesce mai a bagnare le polveri dell'entusiasmo del pubblico. La sfilata si chiude con una toilette sportiva e con una ancor più sportiva 600 pininfarina. L'indossatrice si chiude nell'auto e fila verso l'albergo dove l'aspetta un buon bagno caldo.